Benvenuti, benvenuti e bentornati di nuovo qui sul mio canale Lo Stampo 1899. Torniamo a bomba sul discorso di Piori. Perdonatemi per il fruscio, ma l'aria condizionata è d'obbligo. Sono un po' come Shevchenko il primo anno, fino a gennaio-febbraio moriva dal caldo, poi quando le temperature all'epoca si abbassarono nettamente diede il suo exploit, ovviamente abituato come le renne, con ovviamente le gomme quelle da trattore, con la fune attaccata diciamo al collo, a trascinare come fanno gli aschi in Siberia da quelle parti lì, cani da slitta. Quindi c'è bisogno di questo refrigerio leggero dell'aria condizionata, ed obbligo ovviamente per me che non sopporto il caldo, tantomeno quello milanese, caldo umido e zanzarifero. Mi piacciono ogni tanto questi doppi passi così alla cazzo, però ci sta, un po' come il taccheggio che ogni tanto va a fare Leao, però ogni tanto non si capisce, però ci sta, ci piace comunque, come mi piace dire a me. Voglio tornare per l'ennesima volta, spero per l'ennesima e ultima volta, dato che io sul web, su YouTube, sento una miriade di cazzate, di stronzate, una dopo l'altra, come i gol contro la Juve che ha fatto il Milan, pam, 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 così sfrecciano a 4 a 4, come si suol dire, vero, amici juventini? Scherzi a parte, vi voglio bene, non è vero, però così. Perché Pioli, allora vogliamo capire che il Milan inizialmente era una squadra acerba sotto mille punti di vista, a livello di impegno, a livello di attenzione, a livello anche di qualità, ma dovuta all'attenzione, alla professionalità e all'impegno, cioè tutto un cane che si morde la coda. Sai quando ti fa le feste, gli tocca la coda, lui gira e fa finta di mordertela, non te la morde ovviamente, se no gli parte giù una pata in faccia, così oggi sono in vena cazzeggiante, diciamo. Pioli è l'allenatore giusto nel momento giusto, ok? Al Milan ci vuole un allenatore che sappia rimproverare, ma che sappia coccolare entrambe le cose. In questo momento, in giocatori come quelli che ha il Milan, un allenatore come Allegri, un allenatore come Conte, un allenatore come quella categoria di allenatori, o Mourinho tantomeno, Guardiola non ne parliamo nemmeno, sono allenatori che al momento il Milan non ne ha bisogno, punto. Sarebbero soldi buttati via nel cesso. Quel tipo di allenatore ha bisogno del fuoriclasse, del grande campione che è abituato a prendere anche le sberle in faccia, ok? Su questo tipo di giocatori hai bisogno della coccola e hai bisogno della legnata, ok? Bisogna svezzarli ed è il lavoro che ha fatto finora Pioli, quindi è giusto che sia così. Nel corso d'opera magari Pioli evolve, diventa un'entità divina, magistrale, il suo incenso riesce a cospargerlo, come diceva Pellegatti un po' di tempo fa, un po' di cenere sulla testa a livello proprio della società e della squadra, dei giocatori, di tutto l'entourage, ma ben venga. Per adesso il suo stile è perfetto, è giusto che ci sia Pioli, punto. Chi dice il contrario o ha degli interessi personali o vuole fare visualizzazioni su YouTube, vuole vendere più giornali come la Gazzetta, che ce ne ha dette di cotte e di crude, se Pioli avesse ascoltato un terzo, ma che dico un terzo, un venticinquesimo di quello che ha detto
fatto negli ultimi 6 mesi la Gazzetta, veramente si sarebbe messo la corda al collo e si sarebbe impiccato. Ce ne hanno dette di cotte e di crude, andando a inventare stronzate una dopo l'altra, giorno dopo giorno, pam 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 pam, col contagocce, oggi, domani, dopodomani, dopodomani. Il professionismo, ripeto, evidenzio, con gli uniposca, come fanno certi youtuber, con tanto di fotocopia scritta, Sky, Now TV alle 9:15, sembrava il presentatore dei programmi televisivi della serata, un po' come vecchio stile si faceva, dovrebbero pure pagare. Cazzo, amici. Vabbè, lasciamo stare, non facciamo dissing che è meglio, perché tanto non valgono e non meritano neanche il tempo di aprire bocca, quindi. È la persona giusta, è la persona giusta. E queste persone, io lo dico e qui lo dico, qua lo nego, anzi non lo rinnegherò, alle prime difficoltà, alle primissime difficoltà, verrà fuori. Avete visto? Ve l'avevo detto. Ma cosa ci avevi detto? Avevi detto che Ragnik era il nuovo allenatore Milan. Lo era. Però, le mie fonti, già 4 partite fa, se non mi ricordo male, andiamoci a rispulciare i vecchi video, dicevo, c'è una forte corrente all'interno della società. Quando io dicevo forte, la mia fonte diceva l'80%, io dicevo forte perché non mi voleva esporre. Tu ti sei esposto e l'hai presa, non dico dove. Quindi cerchiamo di essere obiettivi, di non fare i professorini, professorotti, ma cerchiamo di parlare come mangiamo, ok? Detto questo, che dire, ragazzi, c'è il detto che dice squadra che vince non si cambia, qui a mio avviso, se andasse a questo, c'è molto ben poco da cambiare, c'è solo da migliorare, ragazzi. Sono dei ragazzi giovani, una volta che li hai inquadrati, li hai messi sulla strada, gli hai insegnato come si guida, hanno fatto qualche incidente, hanno sbattuto un po' la testa, si sono presi anche un po' il cagotto e adesso ormai sappiamo guidare, sappiamo dare le precedenze, sappiamo rispettare i semafori, gli incroci qualora il lampeggiante è giallo. E ragazzi, adesso solamente esperienza, bisogna fare esperienza con ovviamente un Maldini che all'epoca qualche settimana fa, non all'epoca, disse cara gente, senza un Tassotti, senza un Costa Curta, senza un Baresi non sarei mica arrivato dove sono arrivato, cioè te lo dice un certo Paolino, non è che te lo dice, lasciamo perdere. Quindi ragazzi, il mio sogno, molti mi hanno scritto quale sarebbe il tuo sogno per l'anno prossimo riguardante il Milan, ma sai, se parliamo di esperienza, qua adesso farei i fuochi d'artificio, non so, un certo Cavani, Ibra in attacco, e beh, qua ragazzi sarei già pronto a cucirmelo io a mano lo scudetto qua. Preciso, perfetto, minchia, Cavani, Ibra, ragazzi, fatevi da parte proprio, trema San Siro, cioè, ma vi immaginate un Cavani Ibra con la squadra che abbiamo? Minchia. Molti mi dicono Mappé e altri giocatori, Cavani, Ibra, ciaone proprio. Ciaone, ciao, cioè proprio lo scudetto, anzi 2 scudetti attaccati, ce li attacchiamo uno attaccato all'altro, cioè
sarebbe veramente fenomenale. Secondo me, vabbè, a parte alle fantasie, sarebbe una gran bella fantasia. Secondo me, un attaccante con le contropalle, un difensore con le contropalle, magari un terzino dalla parte di Conti e Calabria, secondo me ci vorrebbe, e un centrocampista. Però secondo me un attaccante con le contropalle da 40-50 milioni e un buon difensore, un buon centrocampista. Sulla difesa, sai, tra Conti e Calabria ultimamente mi stanno venendo un po' dei dubbi quali dei due tenere, perché comunque sia anche Calabria un pochino si è tirato su, quindi sono giovani, hanno margini di miglioramento sicuramente. Chi meglio di una persona tipo Maldini può vedere bene, può ovviamente andare a capire quali possono essere ovviamente le migliorie che possono magari nel tempo raggiungere i due giocatori. Vediamo, come sempre, se vi è piaciuto il mio video, le mie sculacciate giornaliere di oggi, like a profusione elettronucleare, sottoscrizioni a raggio di sole come oggi, proprio come se non ci fosse un domani, 33 gradi, facciamo neanche 40 a livello di sottoscrizioni, campanellone come sempre, come quando passano le mucche nelle vie strette e impervie delle montagne, le mucche quelle in transumanza ovviamente con il campanellone, in modo tale che quando vado a fare video ovviamente siete aggiornati. Come sempre, al prossimo video, ciao ragazzi.